Buongiorno signore e signore, tutto bene? Qui ci troviamo al rifugio Pomiglio, stiamo partendo per la vetta, per la Maiella, e vi presento e vi presento i componenti della squadra. Gianni, escursionista curioso. Danilo, il fotografo. Alpine, il fotografo. Ragazzi, ci vediamo più tardi. Devo fare un bel video, facciamo vedere tutto quanto. Ok, ci troviamo ancora sulla strada asfaltata che porta la Madonnina. Con grande supporto dei presenti stiamo vedendo, ammirando la vista panoramica che c'è da qui. Si vede l'Adriatico e il sole che è spuntato da lì. Bella fascia di sole sul mare, tutto spettacolare. È una situazione da dover vivere per capire, perché è molto molto suggestiva. Adesso tra poco lasceremo la strada asfaltata e ci avvieremo verso la vetta della montagna. Ci troviamo al primo punto d'acqua che si trova sul cammino in direzione della vetta del Monte Amaro. Questa ve la faccio vedere subito. È una piccola fontana che abbevera i viandanti. Questo io userò questo punto d'acqua per prendere un caffè, per cambiarci perché si comincia a salire e niente. Poi sto aspettando che arrivino gli altri perché si sono fermati prima a cambiarsi, perché il caldo e la salita finora diciamo che è stata abbastanza non difficoltosa, ma si è fatta sentire. Qui c'è un altro incrocio, vi faccio vedere subito, non so se si riesce a vedere. Bivacco Fusco, che è il primo bivacco che incontreremo, però naturalmente c'è scritto 40 minuti, ma 40 minuti è così. Quando si scavalla la parte più bassa della montagna è lì dietro il bivacco Fusco. Poi c'è il Monte Amaro, che ancora non è visibile la vetta. Il Guado di Coccia, che parliamo della zona di Caramanico. E poi ci sono le altre varie tappe che non faremo oggi. C'è l'incrocio G9, che è anfiteatro, la cima delle Murelle e Monte Focalone. Sono tutte mete che vedremo dal bivacco Fusco che ci scopre completamente sulla vallata. Non so se riesco a farvelo vedere, ma qui ci troviamo sulla gola di Fara San Martino. Provo a farvelo vedere, ma non vi assicuro nulla. Quello è la sono le gole di Fara San Martino. Adesso prendiamo un caffè, ci spogliamo e prendiamo un po' d'acqua fresca. A dopo. Ci siamo fermati in questo momento per un attimo di tregua dalla salita, perché è davvero importante come cosa. Vi faccio vedere soltanto che io e Gianni stiamo a distanza di un metro. Il mio sguardo arriva alle sue ginocchia, quindi il dislivello è abbastanza notevole. Guardate la salita e c'è Danilo, il capo spedizione. Ci troviamo al 2385 metri. La salita comincia a essere importante, anche la stanchezza. Vi faccio vedere l'ultimo punto d'acqua che abbiamo trovato. Questo è l'ultimo punto d'acqua prima del primo bivacco. Poi ci sarà una piccola piana che è il Monte Focalone, dopodiché il bivacco Pelino, che è l'ultima vetta. Quindi dopo questa tappa saliremo sul bivacco Fusco e vi faccio vedere il panorama adesso.
Guardate attentamente, c'è qui sgorga l'acqua dalla roccia, trasuda. Guardate, non so se si vede bene o se si vede che è tutto luccicante. Quella è tutta acqua che sgorga dal monte. Vi lascio con un abbraccio e ci si sente più tardi. A dopo. Siamo arrivati. Ci troviamo al bivacco Fusco. Lo faccio vedere subito, poco distante, eccolo lì. Adesso ci fermeremo per poco tempo, per un breve periodo. Qui ci riposeremo un attimo e ripartiremo. Qui io vi consiglio di venire la sera prima e vedere l'alba, perché da qui diciamo che si vedrebbe un'alba formidabile, visto che il sole ci spunta direttamente sulla nostra sinistra dal bivacco. Vi faccio vedere anche questo. Ci troviamo a 2455 metri. Non so se si vede. Sì. Anfiteatro delle Murelle. E adesso vi faccio vedere l'anfiteatro delle Murelle, ragazzi. Adesso entreremo dentro al rifugio, ci fermeremo un attimo, faremo un be 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 breve, sì, berremo qualcosa, scusatemi, ma la stanchezza si sente. E sotto qui a questo anfiteatro c'è una vecchia carcassa di un aereo militare tedesco. Abbattuto o caduto, adesso sinceramente non saprei, non sono ferrato sulla cosa, però se volete farvela come sentiero è possibile passare da Fara San Martino, penso che sia molto più comodo che arrivare qua su e scendere, anche perché dopo dovete risalire. Adesso vi faccio vedere l'interno del bivacco come è strutturato per accogliere i viandanti. Ecco, vediamo un viandante che sta in prossimità di fare una foto a una birra, attimo di relax, un panino e un po' di Energate. Attimo Ci di relax. vuole, ci vuole, un po' di relax ci vuole. Qui, anche qui troviamo viveri, acqua, piselli, una conchiglia addirittura, un coton fioc, una candela, degli strofinacci e 3, 6, 9 posti a dormire. Queste sono due jumpuselli che hanno lasciato le persone e ci sono tante tante firme, ragazzi. Eccoci qua, ci troviamo sulla prima porta. Perché dovete sapere che sul Monte Amaro ci sono tre porte. E adesso stiamo scendendo ed è molto ripida come discesa. Infatti stiamo mo scivolando molto per farla. Vi faccio vedere dove arriveremo, forse non si vedrà, ma lì sopra c'è. Dove sta? Non lo vedo. Ok, lì c'è il bivacco Pelino. Vi presento le porte, ragazzi. Sì, da qui si vedono soltanto due di porte, perché la terza porta è coperta ancora. Da qui ci troviamo ancora a un'oretta e mezza di cammino. È uno spettacolo di quelli che non si possono raccontare, ma si possono soltanto vivere. Niente,
niente da dire, giornata splendida, tanto stancante, non è un percorso adatto a tutti, questo vorrei precisarlo, ma non perché io sia un professionista, ma perché ci stiamo allenando da almeno 2 mesi per fare questa scalata. Siamo arrivati al rifugio Pelino da qualche minuto, ve la mostro. Ci troviamo a quota 2793 metri sul livello del mare e lo spettacolo non ha uguali. Vi faccio vedere la targa. Eccola qui. Non penso che riusciate a leggere quello che c'è, ma vuoi fare una foto più dettagliata? A dopo. Ragazzi, siamo appena entrati nel bivacco a Pelino. Questo che vi mostro è quello che avete visto spesso in foto, per chi non è venuto naturalmente, in foto su internet. È stata una grande sfacchinata, grande soddisfazione, ma vi posso dire che chi non l'ha fatto ancora provveda a farlo l'anno prossimo, perché è davvero un'esperienza unica. Ok, siamo arrivati in vetta alle 13:57, dopo circa 6 ore di cammino. Stiamo ripartendo alle 14:44. Il tempo sta cambiando, sta velando un pochino e il freddo comincia a partire. Sarà che ci siamo rilassati un po'. Adesso stiamo ripartendo, stiamo riscendendo, ci toccano ancora 14 km di rientro. E niente, è stato bellissimo.